Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Milan Inside. Siamo di nuovo qui ragazzi, siamo tornati. Grosse novità, grossi aggiornamenti per tutto ciò che riguarda Milan Inside. Vi consiglio e vi chiedo gentilmente a proposito di seguirci su tutti i profili social, trovate il link in descrizione, di lasciare un mi piace a questo video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. E di seguirci sul nostro sito www.acmilaninside.com per rimanere costantemente aggiornati sulle notizie del nostro amato Milan. Che bel risveglio, ragazzi! Un risveglio bellissimo, tranquillo, bello, pacato, come cominciare bene la settimana. Dovrebbero metterlo nel manuale. Per cominciare bene la settimana e il lunedì, nello specifico, ci vorrebbe la vittoria fissa del Milan la domenica, o perlomeno nel turno di campionato. Cosicché noi milani cominceremmo puntualmente in maniera positiva il lunedì e l'intera settimana. Scherzi a parte, ragazzi, la partita di ieri è stata, per trovare un aggettivo, a parte bella, perché è stata una bella partita, soprattutto nel primo tempo, è stata una partita, oserei dire, intelligente. Nel senso, ragazzi, non so quante squadre possano vantarsi di aver vinto, in un breve periodo, comunque sia per due partite consecutive a Bergamo. Noi ci siamo riusciti dopo lo scorso maggio, dopo quello 0-2 che ci consentì di terminare secondi e di qualificarci e tornare in Champions dopo 7 lunghi anni. Della Champions poi parleremo in un altro video perché ce n'è di merce da parlare, ce n'è di roba. Dicevo, una partita però diversa da quella dello scorso maggio. Lì quello 0-2 fu frutto di due calci di rigore, una partita fondamentalmente dove avevamo per lo più subito, avevamo anche sofferto tanto, nonostante il palo di Leao, però l'Atalanta era stata in costante pressing e in costante proiezione offensiva, rinchiudendoci di fatto negli ultimi 20-30 metri e costringendoci di fatto a difendere a 5, perché Calabria si stringeva, scendeva Saelemaekers e quindi difendevamo a 5. Tanti psicologi parlano dell'importanza di saper mutare, l'importanza di saper cambiare, ed è questo il ragionamento perno della vittoria di ieri, perché in Milan e Mister hanno saputo cambiare. Non hanno fatto la stessa partita di maggio, non ha fatto una partita totalmente diversa, una partita intelligente dove si sono alternati momenti di pressing alto a momenti di possesso e palleggio a momenti di difesa, perché è impensabile, è impossibile da pensare, di non concedere occasioni all'Atalanta in generale, a maggior ragione in casa. Motivo anche per cui lo stesso Mike, Super Mike, Maignan si è guadagnato un voto alto. Ma dicevo, una partita diversa perché non abbiamo solo subito. Anzi, se andiamo a vedere nel secondo tempo abbiamo subito ben poco. Ben poco, nel secondo tempo le maggiori occasioni, a parte il gol, sono state le nostre. Volendo aprire un piccolo discorso che poi farà da canale di collegamento con i prossimi in ambito Champions, non è che l'arbitraggio di ieri sia stato tutto sto granché, nel senso, bravo l'arbitro a far scorrere velocemente la partita, non bloccarla con fischi inutili, con falli inutili e roba varia, però i due gol dell'Atalanta, mentre sul primo è vero che Messias la tocca di mano, ma io personalmente ero rimasto che se toccava prima un'altra parte del corpo e poi andava sul braccio,
teoricamente non doveva essere rigore, e così è stato perché ha toccato prima la coscia di Messias per poi andare a finire sul braccio, così come pure sul secondo gol, uno spintone, è vero che Zapata è il doppio, però nemmeno si può abusare della propria forza fisica a quella maniera, anche perché nel primo tempo era stato fischiato un fallo a Kessié per uno spalla a spalla con Bersin, molto meno rigoroso, e quindi... Ma va bene, lasciamo perdere quest'ambito. Parliamo della partita nella sua maniera più esteticamente bella da parlare. E quindi un Milan che, pum, pronti via, 28 secondi di vantaggio con la mossa che di fatto ha consentito a Mister Pioli di fare scacco matto a Gasperini. Ovvero lo stringere i due terzini che di fatti sono diventati delle mezzali nella partita di ieri, con il centrocampo dell'Atalanta che si è trovato a dover difendere in due, perché erano prima De Roon e Freuler, poi Koopmeiners e Freuler nel secondo tempo, a dover fronteggiare di fatto un centrocampo a 5 del Milan, nel senso che si è Tonali, i due terzini che stringevano e diventavano due mezzali, e Brahim Diaz. Ed ecco che quindi era in difficoltà al centro, e di fatto dal centro sono arrivati tutti i nostri gol. Il primo, giusto appunto, con una sgroppata di Theo che la dà Calabria. Musso non è irreprensibile su quel tiro, ma comunque sia, tanto meglio. Poi l'Atalanta si riprende dopo il gol, non è che non ha fatto niente, ci sono state occasioni, Maignan ha fatto belle parate, importantissime parate su Zappacosta, su Zapata, Tonali oltre ad aver segnato ne ha salvato, praticamente ieri Tonali ha fatto una doppietta. Il gol fatto, il gol salvato su Malinowski. Quindi il Milan ha subito un po' dopo il vantaggio iniziale, però ha avuto l'astuzia e la bravura di dare il colpo finale, o perlomeno quello che doveva essere un grosso colpo, un grosso montante, alla fine del primo tempo con Tonali che stradica il pallone e sigla il 2-0. Tonali ad oggi è il vero titolare e imprescindibile per il nostro centrocampo. E ne sono molto 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 contento, perché mentre l'anno scorso ancora non cominciavamo con il video, quindi non potete saperlo, ma mentre tanti l'anno scorso davano contro la dirigenza a Tonali perché non rendeva, io ero uno di forse pochi a continuare a sostenerlo. E quindi mi prendo un po' questo merito. Secondo tempo, poi dove l'Atalanta non ha fatto granché, dove di fatto le occasioni più grandi sono state le nostre, con Selemakers, soprattutto il colpo di testa, poi c'è l'ennesima sgroppata di tiro e il gran gol di Leao. Lì la partita sembra finita, se non per quello di cui abbiamo già parlato, ma comunque. Andando meglio, 3 punti in cascina, scontro diretto, 3 punti importanti per quello che di fatto era un big match. Big match valevole oltre che per i famigerati 4 posti utili per la qualificazione in Champions, ma big match valevole per quel qualcosa per cui tutti, dirigenza, allenatore, giocatori, dalle parti di Milanello stanno lavorando in maniera molto impegnativa e dettagliata e nemmeno tanto sottovoce. Ed è per questo che dobbiamo essere contenti, continuiamo a vincere, a convincere e forse torneremo, molto probabilmente, presto a vincere e ad alzare i trofei, come la nostra storia insegna, come spesso abbiamo fatto vedere ai capitani di questa gloriosa maglia.
Io vi saluto ragazzi, appuntamento a presto per un nuovo video. In queste 2 settimane poi parleremo di tanti argomenti, ci saranno tante live, tanti appuntamenti anche per voi che ci seguite. Quindi rimanete in contatto, rimanete online e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.